Poco più di 42 km da percorrere, oltre 14.000 runner, tra professionisti e semplici appassionati, almeno 500 siti di interesse storico, archeologico e architettonico da sfiorare sotto un caldo sole primaverile. Ecco alcuni dei numeri della 24esima edizione della Maratona di Roma, al via pochi minuti prima delle 8.40 da Via dei Fori Imperiali. Beh, è un'emozione fortissima perché si sente proprio la tensione degli atleti e tra l'altro anche dei partecipanti. Noi abbiamo dato il via non solo alle ondate dei professionisti e degli amatori, ma anche alla stracittadina. Sono persone, sono romani che corrono per 5 km, corrono, camminano, cioè si sente proprio la voglia di partecipare, di correre. Insomma, è veramente una bellissima mattinata. Un appuntamento capace di coinvolgere negli anni sempre più persone, non soltanto gli atleti ma anche gli spettatori. Oltre a Virginia Raggi, presente anche Nicola Zingaretti ai nastri di partenza. A me non mi piace scimmiottare o gigionare per farsi pubblicità e quindi in queste occasioni le rappresentanti delle istituzioni devono aiutare i grandi eventi a farle. Poi se venite, non vi dico dove, alle 7 di mattina, in due giornate alla settimana, vado a correre, ma senza fotografi o telecamere appresso. In appena 2 ore e 8 minuti, il keniano Birek taglia il traguardo, seguito dall'etiope Ibrahim e dal connazionale Kangogo. Per quanto riguarda invece la gara riservata agli sportivi paralimpici, alla fine la spunta il romano Mauro Cratassa. Un successo che testimonia l'impegno con il quale da oltre 20 anni questo convitato organizzatore presenta alla città e al mondo intero un evento di fattura, diciamo, di altissimo livello. La città è l'unica al mondo, l'organizzazione, per quello che dicono i magazine specializzati, siamo tra i primi al mondo, i numeri italiani sono nel contesto dei numeri italiani, tantissimi stranieri vengono, come dire, a correre e a utilizzare le scarpette da corsa per poter visitare una città meravigliosa. Il vice segretario del PD Enzo Foschi punta il dito contro la decisione di aver fatto pagare il biglietto dell'autobus agli iscritti alla corsa. Polemiche a parte, la città eterna ha fatto da cornice ad una bella e sana giornata di sport.